Buonasera Marco. Ciao Ede, buonasera. Grazie, Buonasera, intanto benvenuto su Bridge. grazie dell'invito, gentilissima. Devo dire che è un piacere per me averti con noi stasera. Anche per me è essere in questa vostra comunità e poter, insomma, parlare di un argomento millenario. Sì, questo ti dico, questo gruppo qui io lo chiamo famiglia. Nel senso che, sai, nasce veramente con lo scopo di trasmettere informazioni, ovviamente, alle persone che ci seguono. E siamo poi diventati una grande famiglia. Quindi non far caso alla luce perché ho acceso il cellulare per vedere le domande che eventualmente ci pongono. Certo. E però ecco, devo dirti che da quando abbiamo iniziato, come ti dicevo, siamo cresciuti tanto nel giro di poco. Ogni persona perché poi sai, facendo le dirette, cominci a conoscere i nomi, a conoscere le persone, anche Certo. se interagisci in questa modalità, quindi loro scrivendo, noi rispondendo, però siamo veramente una grande famiglia. Sto parlando intanto che le persone si collegano. C'è anche la nostra Fausta, sto leggendo adesso il nome. Ciao Fausta. Ciao Fausta. Cominciano a collegarsi veramente le persone. Ciao Roberta, Lucia, un abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Ciao Florian, Marisa, Daniela. Ciao Patti, buonasera. Eccoci qua. Attendiamo ancora un attimo, magari prima di Sì. iniziare, così Certo, non c'è fretta. ovviamente le persone hanno il tempo di collegarsi. Certo. Giusto perché, oh, che bello Nadia, che bel cagnolino che mi ha mandato. Bello. E buonasera anche ad Angela. Quindi buonasera a tutti, un abbraccio a tutti. Ti stavo dicendo, magari aspettiamo un attimo. Ciao Katia, ciao Francesca, così tutte le persone. Oh, ciao Angela. Riescono a sentire un po' tutta la nostra introduzione. Certo. Io sono curiosissima, ormai tutti quelli che mi conoscono lo sanno. Ciao Michela, un abbraccio. Tatiana, Luisa, eccoci qua. Anna, Ivette. Ciao Manuela. Saluto tutti perché li conosco tutti, non li conosco di persona, sai, ma li conosco veramente, come dirti, buonasera Gigliola e Diletta. Ciao. Li conosco tutti, eccoci qua. Bruno, aspetta, però non sei Bruno, ma sei, ricordami il nome. Viva la memoria qua, ragazzi. Bene, allora, Marco. Benvenuto in Bridge, grazie Grazie, di aver grazie a voi. Grazie. accettato l'invito. Un piacere. Grazie a Mamma te. Mina, mi ricordavo Mia, invece sei Mina, però mi ricordavo che non era Bruno. Ciao Mina, un abbraccio. Dicevo, grazie di aver accettato. Grazie a voi. Ciao Giorgia, ciao Anto, scusami, ma li conosco tutti. Adesso mando un saluto a tutti. Un bacio a tutti e ne cominciamo. Bene, allora, intanto tu sei un naturopata ayurvedico, Esatto, giusto? esatto. Pronunciato giusto? Sì, giusto, giusto, corretto. Allora, ciao Maria Teresa, buonasera. Stasera parleremo di ayurveda, parleremo di spiritualità, parleremo di benessere. Parleremo di tutto quello che è il tuo studio, cercando di far capire alle persone anche la parte fondamentale e interessante di quello che è questa disciplina. Certo. Intanto, visto che parliamo di Ayurveda, quali sono le origini in realtà dell'Ayurveda? Dunque, l'Ayurveda è una scienza millenaria a 5.000 anni e diciamo che è una medicina praticamente rivelata. Cioè, rivelata in che senso? Cioè, le antiche conoscenze vediche ci dicono che è stata rivelata da Brahma. Brahma, cioè, per noi, chiamiamolo Dio, no? C'è una serie di dei, hanno visto che l'umanità c'era molta sofferenza e molta malattia, hanno detto noi cosa possiamo fare per aiutare
l'umanità, e questa è chiaramente la loro filosofia, no? E hanno detto, ma allora adesso Brahma ha dato delle conoscenze, loro hanno passate dei saggi, che si chiamano rishi, vuol dire saggio, e questi rishi poi li hanno passate altri medici, insomma c'è stata una catena, no? Ma questi rishi sono persone illuminate, cioè vuol dire che avevano una conoscenza sia delle leggi della natura, ma anche delle leggi fanno funzionare la fisiologia, che in questo caso sono i cinque elementi. Come ci sono i cinque elementi in natura, l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra, questi cinque elementi sono anche nella nostra fisiologia, e da lì praticamente è nata l'Ayurveda. Poi, chiaro che anche c'è stata una grossa, in millenni, una grossa sperimentazione di quello che è queste conoscenze, perché molte cose sono state chiaramente tramandate oralmente, poi sono state scritte in testi come Charakasamhita, Sushruta, testi vedici che hanno 2000 anni, che tutt'oggi li studiano nelle università in India, per diventare medico, questi testi. Però loro hanno fatto anche molta sperimentazione, diciamo, sul terreno, cioè andavano nella giungla, scusate, sono un po' raffreddato, se tanto tossisco, e andavano nella giungla e provavano, diciamo, le piante direttamente, cioè in che senso? Vedevano una pianta tipo la senna, la cassia, la mangiavano, il giorno dopo avevano una grande sentire e dicevano, ma questo mi sa che è una purga, quindi quando siamo un po' costipati prendiamo questa pianta qua, no, per liberarci l'intestino. Poi hanno visto la gemellina silvestre, questa pianta, hanno messo in bocca, hanno visto che toglieva il senso del dolce, dei cibi. Allora hanno detto, ma se questo toglie il senso del dolce, allora lavora sugli zuccheri, quindi lavora sul pancreas, sull'insulina. Difatti, poi gli scienziati moderni hanno studiato questa pianta, chiaramente anche in laboratorio, hanno visto che questa fa esattamente quello che loro hanno captato con l'esperienza, diciamo, orale. Cioè hanno visto che in effetti lavora sul controllo della glicemia, che è molto usata appunto per queste persone che hanno problemi. Cioè è un ipoglicemizzante. Altre piante, non so, come la Mucuna pruriens, che è una pianta leguminosa, che ha un bacello molto peloso. Perché è chiamata pruriens? Perché quando l'ha mangiata questo villaggio, tutti si grattavano come le scimmie, e hanno detto, ma allora questa qua, cioè pruriens, la chiamiamola Mucuna pruriens perché ci fa prurito. E allora hanno detto, ma aspetta, però dentro un bacello, proviamo a mangiare il bacello, vediamo cosa ci fa. E abbiamo visto che non dava pruriti, anzi, la Mucuna pruriens è studiata, come ho detto prima, oggi, scientificamente, è ricca di dopamina, quindi va bene perché ha il Parkinson, ma va data da un medico che ha l'esperienza, che sa combinare, chiaramente, i dosaggi della levodopa con la Mucuna pruriens che contiene dopamina. Non bisogna prenderla così, naturalmente, no? Perché le piante hanno effetti comunque medicinali, chiaro. Ecco, e quindi loro hanno catalogato, insomma, queste piante della foresta che crescono, come da noi crescono queste piante spontanee, il nostro territorio, là uguale, ogni ambiente, insomma, ha le sue piante. E loro le hanno usate appunto per poi curare i vari disturbi che affrontavano man mano, insomma, che capitavano con questa conoscenza. Allora, praticamente Ayurveda vuol dire... Ayur vuol dire vita, Veda conoscenza, quindi in pratica l'Ayurveda è la conoscenza della vita. È interessante, l'Ayurveda comunque ha quattro scopi principali, no? Cioè il primo è il Dharma, cioè vuol dire che uno nella vita dovrebbe seguire i suoi talenti, le sue caratteristiche e fare ciò che sostiene se stesso ma anche la società, e quindi crescere in questo senso. Poi l'altro è l'arta, che è la ricchezza, cioè deve sviluppare comunque ricchezza e sostentamento per la famiglia. Poi l'altro scopo è il kama. Kama è legato alla passione, alla pagamento dei desideri. Infatti esiste un testo che si chiama Kama Sutra, che è legato comunque alla sessualità. E l'ultimo è invece, che è molto interessante, la moksha. Moksha vuol dire liberazione, cioè la salvezza, il raggiungimento della salvezza, la liberazione, quando uno diventa consapevole dell'esistenza di Dio. Ecco, a questo punto uno ha la famosa Maya. Maya è l'illusione, secondo appunto i Veda, che è questo velo che ci copre la coscienza e fa sì che non ci permette di vedere oltre l'aspetto mentale, fisico o dei sensi, e questo sì
fa sì che noi ci identifichiamo solo con il corpo, la mente e i sensi, ma in realtà non siamo stati concepiti solo con questi tre aspetti, diciamo, base, no? Dopo ne parliamo più avanti, insomma, quando ci arriviamo, ecco. Poi, scusami, una domanda che intanto man mano, perché sennò poi mi sfuggono, ti chiedono se l'Ayurveda ha a che fare con i fiori di Bach. No, l'Ayurveda, no, l'Ayurveda, che ci sono i fiori, per esempio, l'Ayurveda, so che quello che io ho studiato in questi 34 anni non ha a che fare con i fiori a livello emozionale, però ultimamente esistono i fiori himalayani, dell'Himalaya, quindi l'Himalaya è in India, e probabilmente delle persone, no, non so chi abbia, diciamo, secondo me comunque in tempi recenti, non millenni di anni fa, in tempi recenti hanno sviluppato, avendo conoscenze, esperienze, chiaramente hanno sviluppato un aspetto emozionale dei fiori himalayani. Quindi diciamo che non viene dai Veda, però io dico sempre tutto ciò che va a bilanciare i cinque elementi della fisiologia per me è Ayurveda, in ogni caso, no? Certo, ma le basi quali sono dell'Ayurveda? Allora, l'Ayurveda ha praticamente 8 branche specifiche. La prima è praticamente, si chiama Kaya Chikitsa, è praticamente il trattamento interno con i medicamenti, cioè l'uso delle piante, erbe, spezie, minerali. Il secondo sono praticamente la oftalmologia, cioè tutto quello che riguarda le malattie degli occhi, anche della testa, naso, bocca, così. Si chiama Salya Tantra. Il terzo, Salakya Tantra, pardon. Il terzo è Salya Tantra, invece la chirurgia generale. E da lì c'è un ramo che è l'agopuntura ayurvedica, la quale io pratico da 30 anni, però senza aghi. Però esiste anche chiaramente con gli aghi. Senza aghi? Sì, è poco conosciuta questa tecnica. Poi il quarto è Agada Tantra, è la tossicologia, quindi le sostanze tossiche. Il quinto è il Buddha Vidya, che si occupa di psicologia e psichiatria. Il sesto è Kaumara Britti, cioè hanno dei nomi particolari, Bala Tantra, che è la pediatria. Il settimo è Rasayana, che poi ne parlerò abbastanza ampiamente, vi farò anche vedere alcune confezioni di alcuni rimedi. Vi dirò anche le caratteristiche specifiche di questi rimedi Rasayana, che vuol dire ciò che promuove la longevità cellulare della fisiologia. L'ultimo è il Vajikarana, o la sessuologia, inteso non solo come potenziamento della forza sessuale, ma inteso, come dice i Veda, inteso in un senso anche di fertilità, cioè di potenziare la fertilità nell'uomo e nella donna, o anche risolvere una infertilità nell'uomo e nella donna. Poi vi farò qualche esempio, casomai quando ci arriviamo, no? Ecco, queste qua sono le basi, queste 8 branche si applicano, insomma, diciamo, come vedete, ad un ampio spettro di situazioni, chiaramente. Mentre le sedi dei dosha? Ecco, allora, questa è una bella domanda, perché praticamente per arrivare ai dosha noi dobbiamo partire dai 5 elementi, come ho detto in prima, esiste, come la medicina cinese, che hanno i loro 5 elementi, anche la Ayurveda i 5 elementi, cioè si parte dall'elemento più sottile, che è l'etere, che è lo spazio, poi l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra, quello più solido. Questi 5 elementi combinati insieme, l'etere e l'aria, formano il dosha, che vuol dire umore, vata, che vuol dire aria. Il fuoco e l'acqua combinati insieme formano il dosha pitta, che vuol dire fuoco, e gli elementi acqua e terra formano kapha, che vuol dire terra. Questi tre elementi controllano tutto il funzionamento psicofisico della fisiologia. E questi elementi sono interessanti perché non è solo un'esclusiva, diciamo, dell'Ayurveda indiana, ma se noi guardiamo Ippocrate, Galeno, Aristotele, usavano già i 4 elementi più il quinto che era aggiunto Aristotele, che era l'etere. Cioè loro guardavano già la fisiologia, una persona, in base ai 5 elementi, in base alle costituzioni, e quindi facevano praticamente Ayurveda senza saperlo, perché davano un'alimentazione adeguata, uno stile di vita adeguato, cioè ci sono delle similitudini con la medicina antica e quella indiana molto, 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 insomma, evidenti, chiaramente, no? Ecco, e questi dosha, questi elementi, dove sono le loro sedi? Le loro sedi è molto semplice, praticamente
sono nella parte addominale dove c'è tutto l'asse digestivo. Quindi l'etere e l'aria come sede sono nel colon, ma dei tessuti secondari che sono ossa, muscoli, tendini, legamenti, sistema nervoso. E questo cosa fa? Controlla, non so, tutto ciò che si muove, no? La circolazione, il sistema venoso, arterioso, linfatico, tutte le peristasi digestive e tutti i processi nervosi. Se tutto ciò che si muove a livello mentale, questo è chiaramente sì, è implicato. E poi anche, per esempio, visto che sono due elementi freddi, no? Anche quindi sono elementi secchi, ruvidi, mobili, e se noi mangiamo cose fredde, no? oppure cibi crudi, ci muoviamo molto, facciamo molta attività, viaggiamo molto, questo sbilancia questo equilibrio. Difatti va bilanciato con cose calde, alimenti caldi, sia solidi che liquidi, con meditazione, cioè molta tranquillità, cioè, praticamente si bilancia con l'opposto, troppo freddo bisogna utilizzare il caldo. Mentre il pitta, che è praticamente la sede, è parte bassa dello stomaco e tutto il tenue, in modo principale il duodeno, primo pezzo del tenue, si occupa di digestione, di enzimi chiaramente, emopoiesi, cioè tutto il lavoro del sangue che fa, la chimica del sangue, si occupa di sistema endocrino anche, e anche termoregolazione. Quindi noi, essendo due elementi, cioè il fuoco e l'acqua, no? Che è insieme, l'acqua perché deve tenere a bada il fuoco, chiaramente, no? Quindi ci deve essere un equilibrio. Però se noi mangiamo, non so, per esempio, cibi molto speziati, molto, molto pepe, molto peperoncino, e mangiamo molta carne di maiale che è molto riscaldante, dopo un po' sviluppiamo una gastrite, un po' di emorroidi, cioè tutte patologie, comunque situazioni che sono date da uno squilibrio del fuoco praticamente, no? O anche infiammazioni intestinali, se questa cosa, questo calore eccessivo, noi non andiamo a bilanciare con cose raffreddanti, rinfrescanti, sia non solo come alimenti ma anche come piante rinfrescanti, noi andiamo a questo calore, se va verso il basso, per esempio, nel discorso, come accennavo prima, della infertilità, è una delle cause primarie dell'infertilità maschile e femminile, perché crea un terreno non ottimale per il concepimento. Difatti, i rimedi che si usano per l'infertilità, guarda caso, sono al 98% raffreddanti, più anche nutrienti, che poi ve ne parlo di qualcuno, vi do qualche indicazione teorica, chiaramente, per darvi un'idea, no? E questo è quanto. Poi, quindi anche un pitta ha bisogno di una vita, diciamo, vita ha un'intelligenza molto attiva, un fuoco digestivo molto forte, è una persona molto dinamica, però anche lui, diciamo che se si stressa troppo tende ad arrabbiarsi, non ha pazienza, quando il fuoco è in eccesso, queste sono cose che vengono, che anche incidono sul carattere. Ma se noi raffreddiamo la persona è più tranquillo, più paziente, più calmo, più riflessivo. Mentre kapha, la sede è stomaco, parte alta dello stomaco, apparato respiratorio, si occupa di lubrificazione, quindi liquidi sinoviali, giunture, liquido cefalorachidiano, si occupa di riproduzione cellulare, anche un bambino per esempio in una fase kapha, cioè da 0 a 15 anni, predomina questo elemento perché deve crescere, quindi riproduzione delle cellule. E poi si occupa anche di immunità, chiaramente, e poi anche di struttura, cioè sostegno della struttura. Kapha, essendo acqua e terra, sono due elementi pesanti. Se noi mangiamo cose fredde e pesanti, come le patate, molti dolci, molti farinacci, tutta roba fredda, molti formaggi che sono freddi, producono molto muco anche, noi andiamo ad aggravare questi due elementi, no? È logico, quindi noi dobbiamo fare l'opposto, dobbiamo mangiare cibi che siano leggermente riscaldanti, astringenti e pungenti, ma non eccessivamente, perché poi cosa succede? Il difficile, per esempio, Peter mi sono dimenticato, bisogna anche lui di cibi rinfrescanti, essendo un dosha caldo. Qual è il difficile, diciamo, del poter impostare un'alimentazione anche quando viene una persona? Perché una persona quando viene non è mai un puro aria, puro pitta, puro kapha, ha sempre uno dei due, vata, pitta, pitta, kapha, o viceversa, oppure se li ha tutti e tre, che si chiama tridosha, vuol dire che c'è una situazione che ormai
si è cronicizzata, tipo una psoriasi, per esempio, no? Che è la manifestazione di una forte intossicazione di tutti e cinque elementi nella fisiologia. Una cattiva alimentazione, stress, no? Mai una depurazione, questo porta comunque a uno sfogo delle tossine sulla pelle. Perché ciò che noi, sulla pelle, è molto interessante, perché quello che noi vediamo, un concetto che la nostra medicina allopatica ancora non ha, quello che vede sulla pelle pensa che nasca dalla pelle, ma in realtà, secondo l'Ayurveda, si sfoga sulla pelle, ma da dove nasce l'origine? Perché l'Ayurveda mi piace che si chiede sempre quando c'è un problema, perché c'è quel problema, da dove nasce? Dopo rispondiamo, rispondiamo subito. Cioè, praticamente no. Allora, mi sono perso il filo leggendo questa cosa. No, stavo dicendo, Edel, Stavi parlando un attimo fa, stavi spiegando il discorso della psoriasi, ecco, e bravo. Quindi di quello che è. Grazie, perfetto. Molto gentile. Allora, praticamente cosa succede? Che se noi abbiamo la psoriasi non basta usare delle creme, no, per la pelle o cose di questo tipo, ma bisogna agire sul perché c'è il problema. E allora dal polso si capisce che c'è uno squilibrio dei cinque elementi e quindi noi abbiamo tante tossine a livello degli organi, ma queste tossine col sangue e linfa finiscono nel sangue e poi finiscono sulla pelle. Perché la pelle? Perché la pelle è uno, noi abbiamo nel corpo degli organi emuntori, che vuol dire ci buttano fuori tossine che sono nel corpo, no? E ad esempio la pelle, i polmoni, il colon, i reni, il fegato sono organi emuntori, organi che buttano fuori le tossine. Molto meglio buttarle fuori sulla pelle che rimangano interne, perché queste tossine, diciamo, della psoriasi, se rimangono interne, come ogni tanto capita purtroppo, la persona ha un'artrite psoriasica, vuol dire che sulla pelle non si vede niente, ma è tutto interno sulle ossa, e le ossa diventano rigide come dei bastoni, infiammate, e questo comporta, insomma, una grossa, diciamo, handicap anche motorio, comunque, oltre che doloroso, e questo si fa fatica comunque a intervenire. Scusa Marco, qui dicono psoriasi o anche eczema? L'eczema, l'acne rosacea, no, a meno che non sia una cosa, diciamo, che la pelle ha una cosa da contatto, no? O qualche batterio specifico, d'accordo, c'è anche quello, però la maggioranza delle situazioni della pelle, il 95%, 98%, è praticamente sempre un'intossicazione della parte digestiva, queste tossine finiscono sulla pelle. Poi che si manifesti con un eczema, una crosta lattea oppure un eczema di qualsiasi tipo, una dermatite, una acne rosacea, io vedo che quando noi raffreddiamo, puliamo la parte digestiva e puliamo il sangue, tutte queste cose che hanno un nome vanno a posto nel loro, chiaramente, tempo, perché una persona intossicata a volte ci ha messo una vita, no? Per sviluppare questa cosa. Non è che dice, ma io ce l'ho da 6 mesi, sì, però per arrivare ci ha messo una vita di intossicazione. Si manifesta da adesso, perché c'è stata una fase di accumulo e quant'altro, no? Perché le malattie, meglio che adesso, hanno 6 stadi. Quindi, praticamente, ci vuole un periodo, stile di vita, alimentazione, depurazione con le piante, e a quel punto la persona si pulisce perfettamente. A volte è capitato anche dei casi di sfoghi della pelle che il dermatologo non riusciva neanche a dare un nome, un'etichetta a quello sfogo, tipo di sfogo, ma come diceva il nostro maestro Naran Pankaji di Mumbai, non spaventatevi dall'etichetta, guardate sempre i 5 elementi come sono messi. E lì c'era sempre una forte intossicazione, i 5 elementi sbilanciati, portando in equilibrio 5 elementi, pulendo la fisiologia, organi, sangue, tessuti, che dopo ne parliamo anche dei tessuti, che è una cosa molto importante nella Ayurveda, anche per tante, perché si collega tante cose, dopo ci arriviamo, i 7 tessuti più 1, perché questo è molto importante, e lì si vede, diciamo, la forza dell'Ayurveda, l'efficacia anche della funzionalità, perché un problema non viene visto solo da un'angolazione, ma viene visto a 360 gradi, chiaramente, perché 5 elementi, uno ci può credere, non ci può credere, non è importante. Facciamo un esempio, noi spesso facciamo anche Ayurveda senza saperlo. Abbiamo la febbre 38, 39, 40, noi ci beviamo qualcosa di bollente, una tisana bollente
con dentro anche un po' di rum, non penso proprio, usiamo delle cose raffreddanti, no? Distinto, usiamo cose per raffreddare. Se noi siamo fuori, camminiamo, c'è un freddo bestia, torniamo a casa, prima cosa che facciamo, beviamo qualcosa di caldo, ci mettiamo vicino a un termosifone e ci riscaldiamo, o vicino a un fuoco, un camino. Perché non andiamo a fare una bella doccia fredda quando siamo raffreddati? Perché l'istinto dei cinque elementi ci porta a fare l'effetto contrario. Cioè l'Ayurveda bilancia, diciamo, gli opposti, no? Un po' come fa la medicina cinese. Sai, Marco, ricordi, Dimmi. insomma, la generazione prima di noi, quando si aveva la febbre, ti facevano coprire e dicevano: sudi, passa tutto, ricordi? Mia Certo. madre era una di quelle che mi metteva tre coperte, tè bollente, sudate di quelle assurde. No, chiaro, chiaro. Certo, perché facendo Quindi così si in porta realtà fuori il avete calore. fare l'opposto. No, anche sudare va bene perché porta fuori il calore. Sudare molto, elimini, più che altro elimini tossine. Perché la febbre in Ayurveda è una forte intossicazione di ama, vuol dire oam, cibo non propriamente digerito. Quando c'è una febbre, se uno sente il polso, c'è un'intossicazione alimentare. È arrivato un cumulo. E difatti loro dicono fate dei digiuni, usate dello zenzero con del limone e un po' di miele, non quando è bollente, chiaramente, ma diventa tossico. Cioè fare comunque digiunare e fare pulizia. Cioè non mangiare cose pesanti quando c'è la febbre. C'è questa domanda che ti chiede se Sì. l'Ayurveda può servire anche per la depressione. Allora, io collaboro da molti anni con psicologi e anche psichiatri, perché abbiamo una visione, loro hanno una visione di un certo tipo, giustamente occidentale, noi ce l'abbiamo da un punto di vista orientale. Cioè, la depressione che cos'è, no? È uno squilibrio del sistema nervoso, chiaramente, questo è chiaro, però se noi andiamo sempre, noi abbiamo una base fondamentale che è il polso, che ci dice come stanno i cinque elementi. Se una persona depressa andiamo a sentire il suo polso, vediamo che ha una digestione con enzimi, flora che è al minimo, naturalmente, no? Però ha la pancia sempre molto gonfia e una forte componente dell'aria che predomina. A volte uno non ha, dice, ma io non ho, la pancia non ce l'ho mai gonfia. Sì, però l'aria, essendo un elemento mobile, può andare in tanti siti e può andare anche nel sistema nervoso, perché l'aria come tessuto secondario è nel sistema nervoso anche, no? Come ho detto prima all'inizio. Quindi uno squilibrio forte dell'aria porta a anche una depressione. Noi cosa facciamo? Invece di andare a dare qualcosa che sieda alla persona, come fa la nostra medicina, che quello è un compito chiaramente dei medici, psichiatri così, o del medico, noi facciamo l'opposto, cioè noi andiamo a bilanciare la digestione, ad abbassare l'aria, a riportarla nella sua sede che è il colon, e andiamo a usare anche delle piante neurotoniche, antidegenerative, neuroprotettive, che adesso ve le accenno un attimo. Queste sono piante millenarie, che per esempio questo è un prodotto che io utilizzo molto, si chiama Student Rasayana. Dentro c'è una serie di piante che si chiamano Bacopa, Monieri, Centella asiatica, il Nardo, che è una pianta nepalese che bilancia, che cresce a 4.000 metri, bilancia, che è una pianta carnosa che bilancia tre dosha. C'è dentro della ashwagandha, che poi ve la faccio vedere, ve la spiego un attimo. Cioè tutte piante che lavorano a livello nervoso. Ma queste cosa fanno? Queste tolgono lo stress, ma nutrono il sistema nervoso e bilanciano vata, che è l'aria. Cioè fanno tutto l'opposto di quello che fa, per esempio, uno psicofarmaco. Lo psicofarmaco seda, uno è calmo, però è sedato, non è lucido mentalmente, è un po' obnubilato. Mentre queste cose qua, quando le prende, dice, ah, ma io mi sento una calma estrema mentale, ma una grande lucidità e anche un'attività mentale molto, molto interessante. Cioè, uno Certo. non si sente per niente sedato. E quindi, chiaramente, poi lì c'è bisogno di un supporto, anche a volte, chiaro, di un professionista, un psicoterapeuta, perché c'è anche la parte, noi non trattiamo la parte, diciamo, verbale, no, della terapia, lì c'è bisogno di un psicoterapeuta. Per andare a affrontare perché c'è stato anche i problemi, diciamo, psicologici, lì ci lavora la persona, diciamo, adatta a questo. Ma noi diciamo che è come dire, quando io lavoro con questi psicologi o psichiatri, mi dicono: ah, ma
se tu non fai un supporto con queste piante e anche altre cose, chiaramente, no, per bilanciare i cinque elementi più l'aria, e io è come se lavorassi con una bicicletta la persona che ha le ruote sgonfie. Ma se io con l'Ayurveda gonfio le ruote, quello, il suo lavoro, invece di starci un anno, ci sta 6 mesi. Cioè è più facilitato, perché la fisiologia, un conto è lavorare su un terreno scarico, intossicato e stressato, non nutrito, impoverito. Perché? Perché comunque il sistema nervoso, allora, se vogliamo parlare un attimo, apriamo una parentesi sul sistema nervoso, il sistema nervoso di cosa è composto? È composto da grassi polinsaturi, cioè da colesterolo, le cellule anche, cioè sono sempre dei grassi, no? Cioè, quindi noi possiamo utilizzare anche, per esempio, gli omega 3 o degli estratti di pesce che si chiama garum armoricum, che è un pesce utilizzato anche dai romani, che hanno dei grassi polinsaturi, dei peptidi sono, che sono uguali ai grassi delle cellule neuronali, perché il cervello il 90% è fatto di grassi. Se voi sentite, io recentemente ho fatto un seminario, ogni tanto li faccio con la Solgar, il dottor Giovanni Scappagnini, che è un neuroscienziato italiano meraviglioso, gira il mondo a studiare, insomma, tutti i centenari in giro per il mondo, e non solo, lui una sera ha parlato un sacco di queste piante qua, mi ha stupito, ha parlato di un prodotto loro, ma poi ha parlato della Bacopa Monieri, la Svaganda, e altre piante ayurvediche, come le loro qualità meravigliose neuronali. Ha parlato dell'aspetto, appunto, come ho detto prima, nutritivo degli omega, cioè dei grassi che bisogna il cervello, perché noi, il cervello si nutre di grassi, di ossigeno fondamentalmente e di zuccheri. Il cervello al giorno consuma 120 grammi di zuccheri, è l'organo più che consuma più zuccheri in assoluto, il cervello. Quindi c'è una domanda anche poi, sì. Ancora un'altra. Allora, questa qui sulla dermatite e l'eczema della nascita? Sì. Allora, anche questo è interessante, perché se una persona nasce, quando una persona nasce, no, è un'ottima domanda, perché così ci dà l'opportunità di agganciarci a questo discorso, di allargarlo. Cioè, uno quando nasce da due genitori, chiaro, no? Però noi abbiamo di base una costituzione di quando nasciamo con dei dosci predominanti, di solito un vata pitta pitta vata o vata kafa, cioè le combinazioni sono di solito di due tipi, no? Però in base, se il papà predomina pitta e nella mamma vata, noi nasciamo con due componenti, questi elementi, chiaramente, no? Certo. Logico. Perché loro ce li hanno, ce li passano. Però se la mamma, in questo caso, nella gravidanza, era molto il suo terreno, cioè organi di sangue e tessuti, era molto intossicata, e anche con poca, diciamo, poca flora, perché la flora anche quello è un organo a sé, no? Abbiamo 1500 ceppi e proprio pesa 1500, un grammo, un chilo e mezzo, scusate, di peso, è proprio un organo che fa un sacco di funzioni. Ma se la madre è molto intossicata, quando nasce il bambino, com'è la sua fisiologia? Com'è i suoi organi? Com'è il suo sangue? Cioè non nasce un bambino, diciamo, già sano, nasce già intossicato. Difatti anche questo, faccio un passo indietro, nell'Ayurveda c'è una grossa, ne parlavo oggi con una mia cliente, di questo fatto, no? Cioè che anche lì l'Ayurveda ha una grande cultura sul fatto della gravidanza. Che cosa vuol dire? Che loro applicano la conoscenza del buon senso della natura, cioè un contadino prima di seminare cosa fa? Pulisce, prepara il terreno, semina, ara, prepara, tritura, poi alla fine semina. Cioè deve preparare il terreno, no? Certo. Non esiste che un contadino semina un campo incolto con le erbacce, non ha senso. Noi, non avendo questa cultura, una coppia dice facciamo un figlio, ma com'è la fisiologia? Com'è il terreno? I cinque elementi come sono? Se entrambi hanno troppo calore, nell'uomo ha meno spermatozoi e è anche poco mobili. Nella donna ha l'ovulo comunque, cioè anche l'ovulo che non è ottimale. Può rimanere incinta, ma dopo un po' lo perde. Perché? Perché c'è troppo calore, non porta avanti la gravidanza, non ha quel terreno, quindi prima del concepimento bisogna fare, chiaro, uno può fare giustamente tutti i controlli ormonali, dosaggi ormonali, l'uomo, la donna, perfetto, ma delle volte è tutto perfetto, però non rimane incinta. Allora a questo punto, se senti il posto, entrambi hanno un calore incredibile, perché loro fanno gli esami degli ormoni, non fanno gli esami di come sta la parte digestiva, se c'è calore o no, è un'altra visione, logico, no? Certo. Però dal posto si sente c'è molto calore da entrambi. Allora noi li raffreddiamo, li puliamo, e poi ci sono piante
anche come la svaganda, lo shatavari, che è un asparago indiano, prende il nostro, l'asparago sacemoso, sono piante che sono millenarie, conosciute per la promuovere la fertilità, sia dell'uomo che della donna, chiaramente, no? Poi anche lì dopo presentare anche altre cose, antiossidanti, perché se una donna, per esempio, prende una pillola per tanti anni, poi decide, smetto, faccio un figlio, deve aspettare almeno 2 anni, cioè deve usare antiossidanti, perché ha una componente di ossidazione molto forte nella fisiologia, questo non va a pro fertilità, per dire, no? Sono tanti dettagli. Comunque, e tornando a noi, ecco, durante, diciamo che c'è una preparazione prima del concepimento, durante la gravidanza la donna può assumere delle piante che tengono bilanciati anche nei vari mesi i 5 elementi, e a quel punto lì, no, assume anche piante nutritive e anche minerali nutritivi. Che cosa sono? Per esempio, della polvere di perle corallo che si chiama Pravalmoti, che questo è ricca di calcio, che va a nutrire comunque il discorso osteoarticolare del bambino, no? E anche nutrite i 7 tessuti più 1, che fra un po' ne parliamo, perché quello è una base della Ayurveda fondamentale. E a questo punto, dopo, quando arriva il parto, la madre ha un parto ottimale, perché i 5 elementi sono bilanciati, dopo il parto non ha dei down, perché la sua fisiologia è stata nutrita, sia la sua che quella del bambino, e dopo da lì ci sono altre cose che si possono usare sempre per sostenere e recuperare, diciamo, tutte le energie spese dei 9 mesi, chiaramente, no? Per la costruzione di un bambino. Quindi, come vedete, c'è una conoscenza d'ampio spettro che noi ci dà un grande potenziale. E il bambino come nascerà? Un bambino nascerà con un sistema immunitario forte, una capacità digestiva forte, un sistema nervoso molto forte, perché 2 persone che concepiscono e hanno i 5 elementi deboli, sia l'uomo che la donna, o sbilanciati, non nasce un bambino sano, forte. Di sicuro, questo è un concetto molto chiaro della Ayurveda. Certo. Questa è una domanda di Mina. Allora, devo spiegarti. Lei è una mamma, ha perso una bimba meravigliosa, sì, non tanto tempo fa. Quindi dobbiamo parlare di una bimba che è andata nell'oltre. Sì. Lei ti sta dicendo: io sto soffrendo di fame nervosa da quando è mancata Vitti e mangio senza aver fame. Come devo fare? Allora, quando noi facciamo un consulto di una della condizione di una persona, davanti a questa, se lei, la persona, l'avesse davanti, mi dice: io ho questa condizione, io guardo i 5 elementi e tutto il funzionamento dell'intera fisiologia. Perché andando a bilanciare i 5 elementi, dove sono sbilanciati, e in questo caso, per esempio, c'è un problema della parte nervosa, come ho detto prima, usiamo delle piante neurotoniche, no? Usiamo delle cose che lavorano sull'ipotalamo, perché l'ipotalamo è quella centralina che regola il rapporto di sazietà-fame. Ci sono delle piante anche lì particolari, che si possono utilizzare tranquillamente, non solo della Ayurveda, ma anche di altre culture di fitoterapia, chiaramente. E quindi si può bilanciare tranquillamente questo, diciamo, squilibrio momentaneo, perché nella Ayurveda, mi piace, lei non ama dare un'etichetta a una condizione, uno squilibrio, cioè chiamiamola patologia, no? Giustamente la medicina allopatica dice: c'è questo crono, retocolite, diverticolite, è giusto dare un nome, ma è anche giusto, diciamo, dare una causa del perché c'è la cosa, perché poi se uno, e guarda caso, i 5 elementi sono sempre sbilanciati, ma perché mettendo a posto i 5 elementi si possono avere risultati eccellenti? A me non mi interessa più di tanto. Cioè, è giusto sapere un nome, ma non è fondamentale al fine dell'approccio di causale, cioè che torniamo sempre ai 5 elementi. Certo, certo. Ah, qui vuoi che rispondiamo a questa domanda? Sì. Per una forte emicrania quotidiana... Aspetta, perché Mina ti sta dicendo, perché sennò è sempre... La persona alla quale hai risposto adesso, sì, della fame nervosa, e quindi ti chiede quale posso prendere. Così quale, in che senso? Agganciati. Quale, in che senso? Allora, delle cose che tu lei hai appena risposto riguardo... Cosa può prendere? Sì. Niente di tutto ciò. Niente di quello che ho parlato. Nel senso, perché
Noi, la vera Ayurveda non si fa né via telefonica, né in video chat, non si fa neanche da banco, o questo ti do questo. Si fa di persona con l'ascoltazione del polso e da lì si vede l'intera fisiologia. Perché quando c'è una situazione di questo tipo, sicuramente ci sono altri settori, per esempio, una persona in depressione di sicuro ha un asse digestivo che non funziona bene, il fegato che è da mettere a posto, il intestino tenue, cosa mai simile male, va depurato e rinforzato, l'immunità è bassa. Tutte queste cose incidono sul discorso della depressione. Per esempio, facciamo un esempio, no? Agganciandoci per la depressione alla medicina allopatica, di solito loro sono molto, per esempio, non so se avete mai sentito parlare del Samir. Il Samir no. È un farmaco storico che so che si dà anche in endoveno, non so se si prende anche per bocca, insomma. Cioè, no, perdono, endoveno, perdono, si fanno delle punture. E non so se si usa anche per via orale. Comunque, questo Samir era stato concepito per depurazione del fegato. Però, quando l'hanno dato a persone che erano anche depresse, ha visto che queste persone miglioravano tantissimo. Ha detto, ma allora? Invece che, oltre che a pulire il fegato, lavora anche sulla depressione. Da come mai? Quello che ho detto prima, no? Cioè, una situazione va vista a 360 gradi. Non dice, io sono depressa, prendi lo student ho già risolto il problema. No, non è così semplice. Così è fare un approccio allopatico. O questo, ti do questo. Io non ho mai lavorato così nei 3-4 anni, perché gli studi che ho fatto in Italia e in India con i medici italiani e ayurvedici non è assolutamente in questo senso. E non è la logica anche, comunque, no? Certo. Allora, aspetta, ritorniamo alla domanda di prima. Mi sto perdendo. Per una forte emicrania quotidiana, cosa si può usare? Però hai appena risposto, in realtà. No, allora, no, ma rispondo anche a questo. Allora, l'emicrania, allora, quello che ho visto in questi anni, anche emicranie, non so, a grappolo, no, insomma, uno può dare il nome che vuole, il 95% sono di origine gastrointestinale, cioè digestiva. Dal polso si sente che c'è una digestione da troppo tempo messa, cioè in condizioni non ottimali. E come mai noi, quando mettiamo a posto, puliamo la digestione, puliamo gli organi di sangue, l'emicrania sparisce per sempre, cambiamo l'alimentazione e lo stile di vita? Ma se noi chiediamo, tu che stile di vita fai? Faccio una vita stressata, mangio cose che non vanno bene, no? Loro pensano che vada bene, in realtà non vanno bene. Dopo, alla fine vi faccio vedere qualche libro per darvi qualche informazione in più su questo settore, che c'è un universo dell'alimentazione legata alle patologie. Dopo la fine vi faccio vedere alcuni libri, che potete leggervi così capite di cosa sto parlando. Entrate nei dettagli. Cioè, però dopo il 5% cos'è? Può essere muscolo tensivo, vi faccio un lavoro, che sto molto con le colonne in avanti, no, una catena di montaggio, ho molta tensione qua, e quindi ho molto tensione, ok, oppure ho uno schiacciamento delle vertebre cervicali, c'è un'edema cervicale, quindi ci sono altre cause. Ho preso un colpo di frusta, va bene. Cioè, però, guarda caso, come ho detto prima, il 95% è comunque di origine digestiva. E anche in casi estremi dove il medico dopo 15 anni è arrivato a dare lo psicofarmaco perché ha detto, ma questo mal di testa allora è psicosomatico, diamo lo psicofarmaco. È cambiato qualcosa? No. La persona era molto sedata, il mal di testa c'era sempre. Quando veniva, stava a casa 4-5 giorni al buio, non risolvevi il problema. E come mai, applicando una visione diversa da quella, diciamo, occidentale, il problema si è risolto? Questo perché la visione è allargata. La visione si basa sui 5 elementi. Se la medicina cinese, quella indiana, tibetana e nepalese, dopo migliaia di anni curano ancora le persone con i 5 elementi, con le piante e queste cose qua, e come mai è arrivata dopo migliaia di anni, c'è ancora oggi? E nelle università indiane studiano, i studenti studiano su testi, c'è la Cassamite Sushruta, che sono tanti volumi naturalmente, e su testi di 2000 anni fa. E noi, è improponibile nelle nostre università italiane, cioè occidentali chiaramente, no? Che un medico che si deve formare studi su testi di 2000 anni fa, occidentali, non ci sono neanche. Prendiamo un medico come Paracelso, un medico svizzero del 1500, se voi leggete qualcosa sulla sua, lui era astronomo chimico, no, lui per esempio già allora parlava delle malattie tartarose. Cosa sono le malattie tartarose? Tartarose sono praticamente
cioè quando noi, cioè, lui parlava del muco gas intestinale, dell'ama, cibo ingerito, cioè il muco, le tossine che noi accumuliamo, il tartaro che accumuliamo se non facciamo mai delle trase sui denti, no? E quando abbiamo molto colesterolo, che si formano le placche, quindi occlude l'aterosclerosi, i vasi si restringono, siamo a rischio di trombi e quant'altro. Cioè, e lui parlava di malattie tartarose, come c'è il tartaro dentro le botti, dopo che tolgono il vino c'è questo tartaro, il cremor tartaro è una cosa purificata del tartaro che viene, si usa come lievito, no? In cucina, per i dolci, il cremor tartaro. Cioè è una sostanza, ci sono alcune ditte che producono questo cremor tartaro, biologico, naturale, senza cose chimiche, se uno lo prova, messo in un cucchiaino, in acqua bollente, lascia riposare, quando è tiepido lo beve, sente, ha una sensazione interessante. Se è monoidralico liquido, sente sciogliersi qualcosa che va via. E dici, ah però. E questo più uno lo prende, più uno ha una sensazione che ha i canali puliti. Perché noi, tutti noi, con la vita che facciamo, incameriamo, dicono tutti i medici con i quali faccio i corsi in questi anni, incameriamo da un chilo e mezzo di sostanze tossiche all'anno. Perché? Certo. Purtroppo abbiamo un'agricoltura molto, troppo inquinanti, no? E alimenti come conservanti e quant'altro, cioè, e anche la medicina classica, prima del lockdown, ho fatto un seminario, scusate, un seminario a Modena di oncologia e alimentazione, però fatto dall'Università di Modena, Policlinico di Modena, e hanno detto quali cibi e quali sostanze sono procancerogeni. E ha detto, signori miei, il 95% in agricoltura si usano pesticidi, antiparassitari, frutta e verdura a senza cognizione, no? Conservanti, coloranti, pim pum pam, tanti metalli nei pesci che arrivano da non so dove, mercurio e quant'altro. Il dottor Caillard di Parigi, che parla anche un po' italiano, ha detto, ah, io quando non mangio certi pesci mi voglio si arrabbia. Perché non li mangi? Questo qua viene da quel posto là che è pieno di mercurio. E cosa facciamo? No, è chiaro che non è che ogni volta che noi mangiamo qualcosa possiamo portare in laboratorio, analizzare e dire questo qua possiamo mangiarlo sì o no. Però basterebbe saper leggere un po' le etichette delle cose, no? Tanti conservanti e coloranti, insomma, cioè, noi siamo bombardati di sostanze tossiche comunque. Allora, una persona che non ha fatto la cura prima della gravidanza può recuperare durante i 9 mesi? Certo. Assolutamente, è chiaro che se uno ci arriva prima, no? Qualche mese prima, e si prepara il terreno, come detto prima, per avere un concepimento naturale, ottimale, perché poi, qual è il punto? Perché se uno lo fa prima, ma anche la qualità dello spermatozoo e dell'ovulo sono diversi, perché i 5 elementi sono dappertutto. Per esempio, nello spermatozoo l'elemento che predomina è l'acqua, nell'ovulo il fuoco, io pensavo il contrario, invece è il contrario. Cioè il fuoco è nell'ovulo e l'acqua è nel spermatozoo, ma questi elementi, se che traggono energia dagli elementi 5 di base, se questi elementi sono deboli nella fisiologia, quando noi andiamo a concepire che l'ovulo e il spermatozoo si incontrano, abbiamo un ovulo e spermatozoo scarichi, deboli, fragili, e facciamo una roba fragile. Poi è chiaro che, come ha detto il Signore giustamente, possiamo, chiaro che prendendo le cose giuste, noi a quel punto possiamo intervenire sulla fisiologia e anche sulla struttura del bambino che si crea così. Però diciamo che abbiamo saltato qualche gradino. Però è già molto se uno fa in 9 mesi prende le cose. Ma ancora meglio è fare, cioè, la famosa prevenzione, meglio che curare, diciamo, è uguale, no? Cioè, cerchiamo di fare una cosa, diciamo, con passo per passo. Questa è una domanda interessante. Allora, intanto, come dice il grandissimo professor Piero Luigi Rossi, con il quale ho avuto il piacere, l'onore e la fortuna di fare 12 weekend sull'alimentazione applicata alla nutrizione applicata alla clinica, cioè alle patologie, come le chiamano loro in Occidente, il latte è stato concepito dalla mucca per il vitellino, non è stato in natura concepito per l'essere umano. Il latte materno, che sappiamo che ha dentro, scusate, il latte materno ha dentro il colostro che forma chiaramente, dà l'immunità al bambino perché nasce praticamente privo di immunità, e ai primi tempi il colostro per lui è oro perché gli forma l'immunità e tutto il resto che gli passa.
E anche lì, per esempio, alla madre, già in gravidanza, ma anche durante l'allattamento, se usa molti bifidi, lei assume i bifidi, i probiotici, li passa al bambino, perché i bambini, soprattutto piccoli, hanno bisogno di bifidi. Un bambino che piange molto, che ha le coliche e quant'altro, appena nato, dice, ah, piange perché ha le coliche appena nato. Sì, ma se tu gli dai dei bifidi, questo qua si placa e casomai sta da Dio. Come mi insegna il mio prof Luciano Lozio, che lui è un farmacologo, farmacista espertissimo in probiotici. È un luminare. Luciano Lozio. Con i quali faccio i corsi con lui e il suo staff da anni. Perché, insomma, detto da queste persone che sono ricercatori, insomma, diciamo che c'è molto da dare molta credibilità a quello che dicono. Comunque, tornando, allora, si può curare l'allergia al latte e al vaccino? Ma naturalmente, la prima cosa da fare, saggia, l'Ayurveda usa molto il buon senso. Se sei allergico al latte e al vaccino, vuoi non essere allergico, intanto eliminalo. Usa un latte vegetale. Perché noi, a parte non avere dei recettori specifici sull'intestino per il lattosio, che è lo zucchero del latte, no, questo non ce l'abbiamo, quindi però dice, ma io lo prendo senza lattosio e mi dà fastidio lo stesso. Lascia stare anche senza lattosio, cioè uso un latte vegetale. Poi, perché, per esempio, una persona ha una intolleranza, un'allergia al latte vaccino e altre persone lo bevono una vita? Io ho avuto una cliente di 92 anni, l'ha bevuto per 92 anni, non ha fatto una piega. Come mai? Si vede che lei aveva una fisiologia che lo tollerava, no? O una forte immunità. Però il fatto se uno mangia il latte o anche qualsiasi cibo e viene presentato al sistema immunitario, qualsiasi cosa che ingeriamo viene presentato al sistema immunitario che dice questo qua lo facciamo entrare o no nella fisiologia. Ma se uno ha un'immunità debole, anche una cosa semplicissima può dare fastidio a reazioni molto gravi. Ma dov'è la chiave dell'immunità? La chiave dell'immunità al 70% è sul tessuto dell'intestino tenue, che è un tessuto linfoide e produce linfociti. Quindi, se noi abbiamo, dopo i libri che vi consiglio ne parlo, se non stiamo a approfondire, se noi abbiamo un intestino, si chiama Leaky Gut, un intestino permeabile, cioè collo a brodo, i microvilli sono dei peli di una spazzola che sono chiusi, se noi quando mangiamo la farina dei suoi derivati, pane, pasta, pizza, dolci, così, che è dentro il glutine, quando incontra i microvilli, ci sono degli ormoni particolari, si chiamano crudini e zonulini in mezzo, che quando li incontra fa così, li apre. Quindi diventa, qui passa di tutto. E quindi va a minare l'immunità, perché qua c'è già il tessuto linfoide. Queste si chiamano giunture serrate, questi serramenti dei microvilli. Oppure incontra la casina dei formaggi, incontra le lectine dai legumi, che sono sostanze dei legumi, che oltre a gonfiare fanno dei danni perché aprono le giunture. Quindi formaggi, farine raffinate e legumi sono, però minano l'immunità. Ma se uno ha una buona digestione a monte, digerisce bene, no? Poi è chiaro che nel tempo qualche piccolo problema comunque queste sostanze possono darle, no? Però ad altri casomai, cioè, hanno un effetto maggiore e si chiama appunto, e poi si crea una infiammazione di basso grado intestinale da questa cosa, che le giunture sono aperte, si chiama low grade inflammation. Dopo vi faccio vedere due libri che parlano nel dettaglio, approfonditamente, di questi meccanismi, così voi potete anche farvi una piccola cultura di quello che vi dico, perché quello che vi dico, dietro ci sono delle ricerche scientifiche in tutto il mondo, in un sacco di scienziati. E quando io faccio i corsi, i seminari o dal vivo o in webinar, come adesso, loro riportano queste cose che dicono le ricerche internazionali di tantissimi scienziati. Chi ha scoperto questi ormoni qua, l'ocludina zonulina? Dottor Fasano, lavora in un'università americana, che è italiano. Di Napoli o di Pozzuoli, Pompei, comunque. E abbiamo tanti ricercatori comunque che sono italiani, bravissimi, che sono in America o anche da altre parti, che fanno queste ricerche. Comunque, ecco, per rispondere alla signora, ecco, quindi togliere il latte vaccino, latte vegetale, e poi fare un lavoro di bonifica, cioè non solo togliere il latte, ma anche quelle farinacei e legumi. Andare poi con delle sostanze, probiotici e altre sostanze mirate a ricompattare le giunture serrate, far sì che non sia più un collo brodo, ma un filtro molto fine,
e quindi noi proteggiamo la parte immunitaria. Poi ci sono delle sostanze, probiotici, piante specifiche che alzano la parte immunitaria, chiaramente sia piante occidentali che anche ayurvediche. Una di queste, che è una rasayana, ve lo parlo subito, è il tulsi, che è il basilico sacro. Il tulsi, ho detto anche Cimum santum, il nome botanico, questo è una pianta che sostiene molto la parte immunitaria e sostiene molto la parte del sistema nervoso e ha anche una grande azione, come tutti i rasayana cosa fanno? Perché i rasayana lavorano ad ampio spettro, c'è una funzione antiossidante e anche oltre, cioè fanno tante cose. Ma la cosa che mi affascina molto, vanno a proteggere quello che è la perdita di memoria cellulare, cioè noi invecchiamo perché le cellule del corpo si dimenticano cosa devono fare, piano piano perdono capacità funzionale, no? Ma se questo, noi blocchiamo questa perdita di memoria, possiamo andare avanti e avere una vecchiaia molto molto ottimale. Il dottor Nanno Pacaggi diceva, quando vedete un anziano che ha l'artrite, l'artrosi, l'osteoporosi, non ci sente, ci vede poco, o in carrozzina, dite, è così perché è anziano. No, perché è mancata la manutenzione dei cinque elementi. E anche, una volta, dopo parliamo un attimo anche di cosa si usa per la depurazione, prima di fare l'esaiana ci vuole anche una depurazione, chiaramente l'ideale, no? Cioè bisogna anche poi, una volta pulito il corpo, nutrirlo con queste sostanze, oltre che alimentari, ma anche con queste rasaiane, queste piante che nutrono e lavorano sulla perdita di memoria cellulare. Quello è fondamentale, perché un altro esempio che è molto interessante, che poi anche dopo vi faccio vedere quel libro, insomma, di un medico italiano che vive in America, il dottor Camillo Ricordi, lui ne parla ampiamente, cioè il nostro sistema immunitario si chiama low inflammaging, vuol dire in inglese, tradotto vuol dire semplicemente l'invecchiamento del sistema immunitario, cioè anche il sistema immunitario invecchia. Infatti, gli ultimi corsi che ho fatto recentemente, parlando di questa cosa, cioè, ma queste cellule immunitarie vecchie, non facendo più la loro funzione, vagano per il corpo, possono fare anche dei danni. Quindi certo, noi dobbiamo cercare di mantenere più giovane possibile non solo il sistema immunitario, ma tutta la fisiologia nel suo insieme. Noi siamo vivi perché abbiamo un insieme di cose che di sistemi che ci tengono in vita, non c'è solo una parte o l'altra. Posso avere un apparato cardiovascolare eccellente e tutto il resto debole, ma io ho una salute sana, ottimale? No, per niente. Difatti adesso apro una parentesi che questo mi interessa molto spiegarvelo, portarvelo alla vostra attenzione, è il discorso dei sette tessuti più uno, cioè il corpo, no, dice Ayurveda che è fatto da sette tessuti più uno. E cosa sono questi sette tessuti? Sette li conosciamo anche nella nostra medicina occidentale, nella nostra fisiologia o biologia, ma l'ottavo no. E adesso andiamo per gradi. Allora, praticamente il corpo, cioè i sette tessuti sono il plasma. Allora, intanto ogni tessuto, facciamo un passo indietro, ogni tessuto forma l'altro. Però come funziona? Funziona così. Noi quando mangiamo qualcosa, in base a come lo digeriamo, come lo assimiliamo dal tenue, questo, il chilo va al fegato, il chilo viene metabolizzato, no? E poi comincia a circolare nel sangue e si forma il plasma. Il plasma ha degli enzimi, ogni tessuto ha degli enzimi specializzati. Forma il sangue. Il sangue forma il muscolo, grasso, ossa, midollo, sistema nervoso, ovulo, spermatozoo, e siamo già sette, e poi forma l'ottavo, che la nostra medicina non è contemplato come tessuto, come sistema, si chiama ojas. Ojas vuol dire luminoso. Ojas è proprio, non è un'energia, è una sostanza che, secondo le scuole ayurvediche, dice chi è trasparente, chi è giallo, chi è ocra, vabbè, insomma, lasciamo stare il colore. Però l'importante è che ci sia, è circola in tutto il corpo, è concentrato nel cuore e poi ha, quelle sono le sue funzioni, ha una grande forza sul sistema immunitario. In più, questo serve da ponte, perché l'ojas, essendo l'ottavo tessuto, fa da ponte fra la materia del corpo e la parte della coscienza. Ecco, qui entriamo già, abbiamo già messo un piede dentro alla parte spirituale, che adesso più avanti ne parliamo, perché prima vi do un po' di base, dopo quando vi spiego certi meccanismi li capite meglio. Ecco, l'ojas è proprio la parte luminosa. Quindi noi, per avere una grande fisiologia sana, per avere molta longevità, dobbiamo tenere pulita la fisiologia, mangiare cose appropriate che nutrono bene dal plasma fino
al settimo tessuto più l'ottavo, l'ojas. Quando mangiamo qualcosa, noi praticamente ci mettiamo dal primo tessuto all'ottavo dai 20, 30, 40 giorni. Però ci sono dei cibi particolari che in 24 ore dal primo tessuto arrivano all'ottavo, dal plasma all'ojas. Quali sono? Il latte vero di mucca, non quello pastorizzato, e le mandorle, i datteri, il ghee, che è burro chiarificato, il miele, la liquirizia. Queste sostanze sono dei rasayana, cioè nutrono praticamente in 24 ore l'ojas. Chi yogi, chi fa yoga, queste cose dovrebbero conoscerle. Infatti loro, per esempio, evitano l'aglio e la cipolla perché dicono che sono cibi tamasici, cioè nutrono la parte più oscura della materia, del corpo, no? Entriamo in un altro settore che dopo casomai ve lo spiego se c'è tempo. Sono dei guna, tre settori. Cioè, quindi loro mangiano l'aglio e la cipolla, chi fa queste pratiche, giustamente perché abbassano l'energia. Però questi alimenti loro hanno una predominanza, gli danno una predominanza per il fatto che di nutrire costantemente, velocemente, dal plasma all'ojas. Perché più ojas abbiamo, più abbiamo connessione. Uno mi può chiedere, ma tu come fai a vedere se non ha ojas? A parte che dal polso si sente, una certa, non è facile, però si può sentire anche dal polso, ci vogliono anni e anni di pratica, però ci sono altri sistemi che sono più rapidi, più veloci, che tutti possiamo vedere. Per esempio, una persona che ha tessuti scarichi, ha poche energie, intossicato, di solito com'è? È pallida, scavata, gli occhi spenti, i capelli sono fragili, secchi, la pelle un po' secca, no? Ossa sporgenti, denutrito, e questo sicuramente è una persona che non ha una buona capacità digestiva, che produce 7 tessuti buoni più l'ojas, ed è molto pallido. Una persona che è molto luminosa, che cos'ha? Cioè, che ha ojas, cos'ha? In viso è molto luminoso, ha uno sguardo molto, molto con grande energia, ma molto soft, energia di pace e soft. E in questo anche le pratiche della meditazione, tutti i tipi di meditazione che uno conosce, lavora sull'ojas, chiaramente, no? Perché quell'energia che va a braccetto, chiaramente, con le pratiche meditative, l'ojas. E io lo trovo molto questa luce. Loro dicono che anche quella sostanza che, diciamo, che è collegata con i corpi sottili. I 5 elementi sono collegati con i corpi sottili, dopo cosa mai ve li dico quali sono. Però io lo trovo molto, per esempio, nelle suore di clausura o anche non di clausura. Se voi vedete le suore, hanno il viso estremamente bianco, no? Uno può dire, ah sì, perché non prende il sole, sono sempre rinchiuse, quindi sono bianche, così. Sì, ma se uno ha un occhio un po' terapeutico, vede che non è solo bianca, ma ha un alone di energia, e anche nello sguardo, perché io conosco persone che prendono mai sole, ma sono pallide e basta, ma non ha nessuna luce negli occhi o sul viso che riflette l'ojas. Poi si sente il polso, sono molto scariche. E anche questo mi fa capire che non c'è ojas, cioè non c'è l'essenza vitale. L'ojas è come un po' quando noi prendiamo una pianta, facciamo l'olio essenziale, no? Cioè un calderone, facciamo bollire col vapore, c'è la serpentina, alla fine arriva l'olio essenziale. Ecco, l'ojas per noi è l'essenza di ciò che mangiamo fondamentalmente, ma quell'essenza è fondamentale perché fa da collante, fa la materia, la parte spirituale. Un'altra cosa che vi dico, che noi ci colleghiamo con l'ojas, è ogni elemento, ogni dosha, perdon, l'aria, il fuoco e la terra, vata, pitta e kapha, hanno 5 sottoenergie, che sono, sto a dire perché è molto lunga, così ne parliamo un'altra volta nel dettaglio. Volentieri. Queste si chiamano subdosha. Ogni subdosha lavora su un settore specifico della fisiologia. Vi parlo di questo perché si aggancia all'ojas. Uno subdosha di kapha si chiama tarpaka. Scusate, tarpaka è legato al liquido cefalorachidiano. Il liquido cefalorachidiano, giorno d'oggi, è molto studiato, ma ancora non ha capito bene tutte le sue funzioni dal punto di vista chimico occidentale. Però, dal punto di vista ayurvedico, il liquido cefalorachidiano anche lui fa da ponte fra la materia e la coscienza. Quindi ecco perché io faccio anche nel sacrale, che lavoro sul liquido cefalorachidiano, quindi qualcosa, ho una piccola esperienza su questo settore. Quando noi potenziamo il discorso del liquido cefalorachidiano,
che può essere appunto l'alimentazione e delle pratiche meditative, una craniosacrale, delle tecniche anche specifiche mirate, le persone provano grandi stati di, si aprono i canali della trascendenza. Ecco, anche la forza delle piante ayurvediche per fare un passo sulla spiritualità, la Ayurveda qual è un suo punto di forza? Un suo punto di forza, cioè, la Ayurveda è stata concepita come essenza in questo modo, cioè, c'è un detto in Ayurveda, si chiama Ayurveda Mrita Nam, vuol dire l'Ayurveda fatta per l'immortalità. L'immortalità di che cosa? Del corpo? No, l'immortalità dello spirito, dell'anima, cioè, ti porta a creare un terreno perché tu ti possa risvegliare. Poi tu la puoi chiamare, scusate, come ti pare, ho raggiunto i satori, come dicono i giapponesi, il nirvana per i buddisti, ho raggiunto uno stato di illuminazione, chiamalo come vuoi, non c'entra, ma comunque un contatto col divino. E questo grazie anche ad una preparazione del terreno. E chi fa yoga, gli yogi mangiano carne rossa, mangiano cibi di un certo tipo? No, perché? Perché sanno che intossicare un corpo non favorisce l'apertura di certi canali della trascendenza. Certi canali nella Ayurveda si chiamano srota, no? Vuol dire canale, che può essere un tubo digestivo, un poro di una cellula e così via. Però noi abbiamo dei canali sottili fra il corpo, la materia e la coscienza. Questi canali, questi srota, vengono aperti, vengono rafforzati con le pratiche varie, come detto prima, meditative, da certi tipi di alimenti, da certi tipi di piante anche, che ho parlato prima, anche la bacopa monieri, no? Anche altre piante così. Però anche quando faccio la craniosacrale a qualcuno, le persone hanno già una fisiologia, ho già un percorso, in genere già fatto, che da tempo sta cercando, su di sé lavora, sul suo pozzo, come parlavamo oggi con la Eder. Sì. Non lavoro con i talenti, il pozzo degli altri, no, ma lavoro con la soffrire del suo sacco, non la soffrire degli altri. Se vuole delle risposte precise e potenziare i propri talenti, non quelli degli altri, allora a questo punto si aprono dei canali della trascendenza e di connessione meravigliosi, enormi. E lì uno, casomai, se già il mastica di queste cose, casomai amplifica e raffina questa esperienza. Se ancora non c'è dentro, ci entra dentro, comincia ad assaggiare, a intravedere, a sentire. Non si vedono santi, angeli, io non vedo niente, lo dico subito. Proprio zero. Però io ho una connessione, diciamo, con quello che è la natura, con quello che esprime diciamo che, allora, lì bisogna fare un passo indietro, dopo vediamo se ve lo spiego. Cioè, come si formano i cinque elementi, dopo ve lo accenno un attimo, perché così avete anche un quadro ancora maggiore. Posso rispondere un attimo? Sì, sì, certo. Io te l'ho messa solo perché poi mi dimentico. Mi hai fatto bene. Allora, l'agopuntura, come ho detto prima, esiste l'agopuntura cinese, esiste l'agopuntura ayurvedica, ci sono dei testi, si chiamano Sukhi Veda, antichissimi, che parlano dell'agopuntura ayurvedica. E diciamo, non come medicina alternativa, diciamo sono medicine complementari, perché la parola alternativa io non ce l'ho come vocabolario, come concetto, diciamo, di queste medicine millenarie, no? Non è alternativo, perché noi, se pensiamo, 200 anni fa, la nostra medicina che cosa utilizzava per curare? 200 anni fa? 1000 anni fa? Guardiamo 5000 anni fa la medicina cinese e indiana, cosa usavano per curare? Usavano già gli aghi, le piante, quant'altro, che conoscenza avevano della fisiologia? Noi siamo molto più indietro in questo settore. Poi non ne abbiamo più. No, va bene. No, ma potete fare domande. Le fette biscottate dipende sempre che farina sono fatte, no? E cosa c'è dentro, quali conservanti, se c'è dello zucchero. Alcune ultime ricerche dicono che le fette biscottate, no, o le gallette contengono l'acrilamide, che è una sostanza tossica, insomma, lì ci sono tutti gli studi particolari, no? Va bene. Però le fette biscottate, cioè, se uno mangia, non so, le fette di faro, di camuto o farine antiche, fatte con casomai con scusate, con una
una lievito madre, no? A questo punto, e se uno ha una buona capacità digestiva, un buon fuoco digestivo, loro chiamano l'agni, vuol dire fuoco, enzimi, l'agni, il fuoco centrale digestivo, può anche concedersele. Ci sono persone che mangiano l'ira di Dio, non sono mai malate, e anche mangiano cose improprie e non hanno mai la malattia. Dice, ma questo qui è sempre in peso forma, mangia malissimo eppure sta bene. Però senti il polso, ha un fuoco digestivo che brucia anche i sassi, digerisce anche i sassi. L'altro che è obeso, sovrappeso, mangia quasi niente, dice, ma come, io non mangio niente, sono messo peggio di lui, ho delle patologie, come mai? Fa sentire il polso, ha 5 elementi, sono molto squilibrati ed è intossicatissimo. La chiave della salute, come dice la dottoressa Smita Naran, la moglie di Naran, di Mumbai, che è una persona meravigliosa, che ha una conoscenza incredibile ayurvedica, non solo, ha detto, tutte le patologie nascono dall'asse digestivo, e che c'è l'asse digestivo? Le sede dei 5 elementi. Detto da lei, che lei è la formulatrice dei rimedi ayurvedici della sua linea, che si chiama Ayushakti, che io utilizzo da più di 20 anni, e quindi conosco molto bene, detto da lei, cioè, è una frase che è buttata lì, sembra una banalità, ma in realtà è una cosa molto vera. E poi dice anche questa frase che mi piace molto come concetto, come slogan, mai andare a dormire col problema. Vuol dire che se non ha un problema, non deve metterci sul piede, beh, vabbè, adesso poi, so, ho la pancia gonfia, prendo il carbone, ho un po' di città, prendo il Malox, o un antiacido, no, un alcalinizzante, c'ho mal di testa, prendo un antinfiammatorio, un brufeno o quant'altro. Allora a questo punto, uno rimanda la causa del problema, no? Non vuole cambiare lo stile di vita, l'alimentazione, non vuole usare cose naturali che si possono usare. Per esempio, Ippocrate usava già 2400 anni fa il mastice di Chios, che è una resina di una pianta, la Pistacea lentiscus, che cresce anche nel nostro Mediterraneo, no? Ma là, Chios è un'isola greca, che c'è un vulcano spento lì, è un terreno ricco di minerali. È una resina che si può trovare sia solida che liquida. Ma quella che cosa fa praticamente? Quella resina lì ha un'azione rinfrescante, antipitta quindi, ma soprattutto ha un'azione come un malox, cioè è antiacido, lavora sugli acidi dello stomaco, ma non solo. Quando lo prende sente un beneficio rinfrescante della bocca fino al retto, tutta la parte gastrointestinale. In più un'azione riparativa delle mucose danneggiate dagli acidi dello stomaco. Infatti in tanti componenti omeopatici, il mastice di Chios assieme a altre piante lenitive come mucillagine, achillea e quant'altro, c'è dentro, guarda caso, naturalmente, no? E quindi una cosa che usava Ippocrate viene usata ancora oggi, e io sono molto contento di questa, per me questo è fare Ayurveda. Certo. Quando uno utilizza una cosa naturale e va a riparare qualcosa, e se uno sente il polso prima e dopo, e il polso si bilancia con 5 elementi, che sia una cosa indiana o che sia in Occidente, difatti, due miei insegnanti, con i quali sto studiando da anni, che si chiamano Guido Sartori e Nakamati di Bologna, loro fanno Ayurveda da più di 40 anni, hanno fatto un sacco di viaggi in Tibet, Nepal e India, conoscono benissimo la Ayurveda. Allora, dopo tanti anni, un loro maestro indiano ha detto, voi siete pronti per fare Ayurveda con le piante italiane? Ma come? La Ayurveda non è solo le piante indiane? No, i 5 elementi sono in tutte le piante del mondo. Se voi studiate le piante italiane e scoprite i 5 elementi, potete fare una linea con le piante italiane. Perché questo? Perché le piante che crescono nel nostro territorio hanno affinità con la nostra fisiologia, dove noi siamo nati. Come dire, certo. Io mangio tutte cose che vengono dal Giappone, macrobiotica, qui non cresce niente, ho un tipo di risposta. Nel momento che io riprendo a mangiare le cose che sono del mio territorio, quelle giuste, sento un tipo di risposta della fisiologia. Certo. Una volta ho fatto un corso con un maestro americano, italo-americano. Quando lui andava a pranzo, tornavo che ero un po'... alzavo un po' il gomito, poi dicevo, ragazzi, scusate perché oggi si è alzato il gomito, ma sapete, quando io bevo qui il vostro vino, io ritrovo le mie radici. Ho detto, ah, capito? Capito il DNA come si ricorda? Dei prodotti della terra, del posto. E questo vale anche per le piante. E loro hanno fatto questa linea meravigliosa con poche cose che si chiama Virya. Hanno una ventina di tavolette, 4 decotti, delle polveri, c'è un poca roba, però lavorano ad ampio spettro perché loro hanno una grande conoscenza come applicarle e bilanciare i 5 elementi e funzionano benissimo. Chiaro, io li utilizzo insieme a altre cose, cioè altre erbe indiane, insomma, gli integratori antiossidanti, omega 3, quello che serve
di aggiunti contorno, però il nocciolo è sempre comunque con un concetto ayurvedico. Che sia certo. Latino, indiano, italiano non c'entra. L'importante è il concetto di base, la lettura che tu fai e l'uso che come lo fai. Certo. Domanda, dove visiti? Allora, io diciamo che visita è una parola grossa, non sono medico, ma io faccio una valutazione energetica dei cinque elementi, chiaramente, no? Dal polso, vedo, c'è un'analisi verbale, la persona mi racconta che cosa vuoi migliorare, perché io mi occupo di calcolo di benessere, prevenzione e anche mantenimento e longevità. Poi, se nel frattempo uno qualcosa e migliora, questo è un effetto collaterale del fatto che mettiamo a posto cinque elementi. Logico, no? E no, io abito a Carpi, lavoro a Carpi, ho uno studio a Carpi, però mi appoggio anche in 8 posti da Monticelli fino a Lugo, cioè mi sposto in vari centri olistici o parafarmacie. Comunque in ogni caso uno basta che mi chiami e eventualmente vediamo insomma di trovare insomma, un punto che sia il più vicino possibile dove la persona abita. Le consulte si fanno una volta al mese, quando uno sta bene dopo 2 mesi, 3 mesi, io penso che vengono in 6 mesi, penso che vengono tutte le settimane, anche, e una persona che ci sta ascoltando lo sa benissimo. Esatto. Ma tu, guarda, mi sa che arrivo anch'io, lo sapevi già. Sarà un piacere. La Ayurveda si è arrivata fino ad oggi perché ha una tale conoscenza così efficace e funzionale, no? Che non... cioè che non insomma è giusto che sia ancora qui oggi. Vi voglio fare un attimo un passo indietro sul come si formano i cinque elementi, perché questo è interessante. Dopo se volete chiudiamo così non vi voglio trattenere. Allora, guarda, c'è anche questo, ma Emilia, poi ti dico tutto io, la conosco bene, quindi poi ti dico tutto io, Emilia, stai tranquilla che sì. Comunque allora, abbiamo dei punti di riferimento così anche chi fosse interessato sì, può certo. Comunque ovviamente riuscire a contattare Marco. Sì. Allora, come nascono i cinque elementi? Ve lo dico un attimo, poi dopo vi do anche un testo che potete guardarlo con calma, chiaramente. Anche i termini, insomma, non è facile, non ci vuole tempo per memorizzarli. Però, volevo fare alcuni paragoni. Dunque, cioè, i cinque elementi nascono così. Noi abbiamo 2 tipi di energie, il Purusha e la Prakriti. Il Purusha è un'energia, praticamente, è come il campo, facendo un paragone con la fisica quantistica occidentale, è il campo unificato di Einstein, cioè un vuoto però pieno di energie, dove lì ci sono leggi di natura. È un vuoto dove ancora, un vuoto che è inespresso, no? Però per esprimersi ha bisogno della Prakriti, che è l'energia, le leggi della natura, cioè le leggi, della fisica. Quindi gli elettroni, i neutroni, cioè le cellule della fisica che forma la materia. Quindi un vuoto, un'energia potenziale, un'energia che invece ha dentro questi elettroni che formano le particelle della materia, insieme formano il Mat. Il Mat è l'intelligenza cosmica o Buddhi. Buddhi vuol dire intelligenza. Cioè formano la mente cosmica, perché come dicono tanti anche filosofi orientali come la Santa Hildegarda von Bingen, monaca del 1100 veggente, che ha lasciato scritti di musica e quant'altro, lei parlava già dell'uomo cosmico nel 1100. Lei parlava, cioè, della mente cosmica parlava, no? E poi addirittura ha lasciato anche scritti di medicina, al giorno d'oggi fanno dei seminari per i medici con i suoi prodotti naturali, che se una volta si riesco ci voglio andare. Poi dal Mat, dall'intelligenza cosmica, si forma l'Amkar, che è l'ego, l'io sono, prende coscienza. Poi ci sono 3 guna, Sattva, Rajas e Tamas. Sono 3 energie. Sattva è legato alla luce, alla parte spirituale, alla luminosità. Rajas invece è la forza dell'azione, ciò che ci fa muovere. Tamas invece è la materia, è la parte oscura. Questi 3 elementi, che sono anche comunque nella mente, combinati insieme formano anche tutto il corpo, no? Organi, strutture che ci fanno muovere d'accordo, però formano anche i 5 elementi. E 5 elementi combinati poi formano i 3 dosha. Questa è un po' una cosa che avrei dovuto dirvi prima. Ma interessante che questi 3 guna, questi devo dire, elementi, qualità, se noi per esempio mangiamo i cereali, le verdure, la frutta, molto molto ghee, quegli alimenti che ho detto prima per l'ojas, noi nutriamo la parte luminosa.
se noi mangiamo, non so, le cose stimolanti come il caffè, le cose eccitanti, le droghe, noi stimoliamo, sono le cose che stimolano troppo, stimoliamo il rajas, quindi siamo iperattivi. Ma se noi mangiamo il cibo non di qualità, senza energia, no? I funghi, la carne rossa, noi nutriamo il tamas, la parte oscura. Una persona in genere, che parlando, agganciandoci alla depressione, no? Se lo guardo dal punto di vista ayurvedico e dico, ma come hai i suoi guna? Se io vedo che, se qui c'è il sattva, qui c'è il tamas, se il tamas è così, cioè predomina, e va giù il sattva, ho tanto tamas e il sattva è debole. E come faccio? È come dire, c'è un buio pesto in questa stanza, accendo la luce, riporto il sattva. Se io faccio cose, meditazione, piante specifiche, alimenti giusti, potenzi il sattva e tolgo le cose che appesantiscono il tamas, io porto luce e tolgo l'oscurità. Certo. Se non vado a dire, sì, poi dopo l'oscurità, cioè le condizioni psicologiche, ci lavoro psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, cioè le condizioni, le dinamiche verbali, no, familiari, tutto quello che c'è, d'accordo. Per loro lavorano sul buio, cioè sulla allora, se io faccio a uno psicologo, a uno psichiatra, dico, ma tu mi dici, tu lo sai qual è la qualità della mente? Qual è la sua essenza? Tu che lavori sulla mente, qual è? Se tu lo chiedi a uno che fa yoga da molto tempo, te lo dice, ma loro che non fa parte della loro cultura non te lo dicono. Ti possono parlare di come lavorarci sopra, su delle condizioni emozionali, tutto quello che vuoi, va bene. Ma se ti chiedo, ma qual è la natura della mente? E conoscere la natura della mente, secondo me, da un punto di vista psicologico, è fondamentale. Perché se io ti dico, cioè che il concetto che ha anche nello yoga e nei Veda, loro hanno queste tre parole, Sat, Chit, Ananda. Allora, Sat è il sé, lo spirito, Chit è la mente, Ananda, beatitudine. Tradotto vuol dire che nel momento che la mente prende coscienza, del sé, tu hai uno stato di beatitudine, cioè la mente è pura beatitudine, solo che noi, con l'intossicazione, i ritmi che abbiamo, stile di vita, siamo talmente intossicati che questo stato primario, base di beatitudine, non sappiamo neanche da che parte sta. Certo. E la beatitudine non sta solo nella mente, ma può stare in ogni cellula del corpo, perché in ogni cellula del corpo c'è la mente. Perché il sistema nervoso è collegato con tutta la fisiologia. Se uno ci punge un dito dell'alluce con uno spillino, noi lo avvertiamo subito, no? I recettori nervosi sono dappertutto, quindi cioè, quello che sa una cellula sa tutte le cellule del corpo, grazie anche al DNA, siamo una comunità, siamo collegati. Cioè, ecco dove sta anche il discorso della spiritualità, cioè quando uno ha uno stato di funzionamento ottimale, cinque elementi, fisiologia, prende la Sayana, fa le sue pratiche che sa fare, no? Cioè, amplifica che cosa? Amplifica un discorso di coscienza. Ma la coscienza non è solo un fattore intellettivo di quello che io so, perché non posso per niente a livello intellettivo avere una coscienza molto espansa, perché la coscienza l'amplifichi quando tu lavori non sulla parte della razionale della mente, ma sul cuore. Perché tutte le tecniche generalmente vanno a parare molto sul cuore, sì. Volendo o no. E se tu amplifichi la percezione, cosa c'è nel cuore, tu vai a livello del tuo sé, cioè dello spirito, e questo non può che portarti beatitudine. E anche una grande pace, e anche più vai avanti, più i stati di coscienza sono limitati, noi possiamo raffinare questi stati di coscienza, ma non vuol dire che tu sei un santo o che vedi gli angeli o che cosa, no, vuol dire semplicemente che tu fai esattamente quello che facevi prima, però con una connessione col divino che prima non c'era. C'è un detto, non so poi se è vero, che prima in India, prima di illuminarsi, tagliava la legna e portava l'acqua, dopo illuminato tagliava la legna e portava l'acqua, uno scettico dice, beh, allora la differenza c'è, di buono, cioè fa le stesse cose di prima. Ma c'è una piccola differenza, che fare una vita con il contatto col divino è una qualità di vita, e senza è un'altra qualità. E poi certo. Qual è lo scopo? Perché siamo sulla Terra? Adesso io non voglio fare filosofie, non sono, certo, non è il momento, non ho le competenze, però cioè, se noi siamo qua, perché siamo qua? Non siamo qua solo
da 0 a 100 anni, mettiamo, no? Per poter vivere giustamente quello che facciamo nella vita quotidiana, la famiglia, il lavoro, tutto quello che c'è nella vita. Però noi, cioè, io non penso che solo con 100 anni possiamo avere un'evoluzione spirituale. Infatti, nelle culture orientali esiste anche la famosa parola reincarnazione. Ma esatto. Non solo nelle culture orientali. Adesso qui apro una parentesi e poi la chiudo. Anni fa, nel 1999, ho sentito una conferenza di un frate domenicano, padre Anthony Elengemi, aveva 90 anni, aveva una memoria spaventosa. Lui faceva dei collegamenti fra la Bibbia, la Kabbalah, il Corano, insomma, cioè, era meraviglioso. A un certo punto, alla fine ha detto, ci sono domande. Una signora ha detto, scusi, ma come mai non si parla di reincarnazione nel cristianesimo? Ho detto, non è vero, signora. Lui ha citato un passo della Bibbia che purtroppo non mi sono segnato, lo ha detto come è scritto, lo ha tradotto e parla di reincarnazione. Poi è chiaro che in un certo anno a Costantinopoli in un concilio hanno detto, nel 360, non so, mi ricordo bene, a Costantinopoli hanno detto, ma dare troppa conoscenza non è il massimo, meno ne diamo più potere abbiamo. Allora togliamo questa cosa che c'è la reincarnazione. Eh sì. Questo non è che l'ho detto io, ma se voi leggete certi libri c'è scritto. Marco, siamo arrivati praticamente al 10. Vi faccio vedere solo un paio di libri e poi ti diamo, va bene? Volentieri. Okay. Volentieri. Il primo, allora, se volete avere qualche informazione sulla Ayurveda, è questo qua. Ayurveda, la scienza dell'autoguarigione, dottor Vasant Ladd, edizioni Il Punto di Incontro. Qui ci sono delle tavole di cose che ho spiegato anche stasera, sono molto, molto interessanti, molto semplici. Ayurveda, la scienza dell'autoguarigione, dottor Vasant Ladd. Poi, per agganciarmi a quello che ho detto, scusate, quello che ho detto prima sul discorso alimentare, che qui c'è praticamente l'Ayurveda vista in una chiave occidentale, sono due biologi, uno di Carpini e di Reggio Emilia, l'alimentazione corretta nelle diverse patologie. Certo. E qui spiega, quando noi mangiamo certe cose che pensiamo di fare una roba fatta bene, con certe patologie, però in realtà ci facciamo dei danni. E qui spiega, prima il funzionamento intestino, tutte le giunture serrate, e poi dopo spiega le varie patologie legate all'alimentazione, edizioni tecniche nuove. L'altro libro, questo qui invece è il dottor Camillo Ricordi, Il codice della longevità sana. Lui è un medico che da 30 anni vive a Miami, numero uno al mondo sulle patologie del pancreas, colestaminali. Lui è un grande ricercatore, tutto quello che ho detto questa sera, lui lo riporta e anche loro, anche in più dettagli, con più informazioni anche tecniche e scientifiche. Sono dei libri meravigliosi per il pubblico, non sono troppo tecnici per niente, e uno va tra degli spunti già enormi. Marco, cosa, non so, hai un sito, hai una mail, possono contattarti le persone? Il sito non ce l'ho, c'ho la mail. La posso scrivere? Scrivi. Allora, Marco, aspetta. Marco. Punto. Civolani. Civolani 57. 59. Ce ne avevo soltanto due. Aspetta. Ma io guardo con la memoria @gmail.com. Perfetto. Allora, vediamo se ho scritto giusto. Marco Piccolino, giusto? Sì, tutto piccolo. Marco.civolani 59 @gmail.com. È tutto corretto. Minuscolo. Guarda se l'ho scritto giusto. Io l'ho scritto. Vedi i messaggi tu? No, non vedo niente. Ok, però marco.civolani59 @gmail.com. Così se per caso ti contattare, comunque un punto di riferimento. Certo, assolutamente. Perfetto, io posso invitarti ancora? Certamente, sarà un piacere. Così approfondiamo anche qualche settore, andiamo per settore, insomma, così possiamo anche approfondire qualcosa, qualche argomento, insomma, anche di interesse comune, una depurazione stagionale o anche certi tipi di piante, i rasayana, si possono utilizzare anche
già adesso il rasayana, come insomma, dopo ne parliamo, insomma, sono delle piante o dei frutti meravigliosi, dei minerali che possiamo utilizzare già anche, già adesso subito, insomma. Però, come ho detto prima, io ve ne parlo piacere, però queste cose, l'ideale sarebbe comunque non prenderle da banco, dire, ah, certo, questo lo prendo perché è un rasayana, so che mi fa bene. Perché molte volte la rasayana, l'ideale, la massima funzione ce l'hanno, infatti guarda caso in India ci fa una depurazione profonda di un mese, si chiama Panchakarma, che poi ne parliamo un'altra volta, vi spiego nei dettagli cos'è, come si fa. Però dopo il Panchakarma si usa nel rasayana, cioè prima si pulisce a fondo la fisiologia, dopo si usa il rasayana. Come dire, prepara il terreno, dopo semina, il rasayana è il seme. Certo. Mentre poi è anche vero che quando noi, anche in fase di trattamenti, noi possiamo utilizzare già della rasayana con altre cose, no? Però il massimo della forza l'abbiamo quando siamo puliti. Eh sì. Mi sembra anche corretto come ragionamento. Sì. È una logica, diciamo di conoscenza della Ayurveda, ecco. Certo. Va bene, Marco, io ti ringrazio. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie a tutti. Perché è un pozzo di sapienza. No, guarda, io dico sempre, io ho solo un pezzettino della cosa, perché quando io vado a scuola dai miei insegnanti dico, ma quanti crostini quello devo mangiare? Questi qua sono avanti anni luce rispetto a me. io vi sto dando delle briciole. Sai, noi siamo indietro anni luce rispetto a te, quindi, come dire, facciamo tutti la catena e, sai, insomma, si impara, no? No, certo, naturalmente. No, ma l'importante è appunto, ma la cosa più bella è quando uno inizia la Ayurveda, no? Che è intossicato, sente qualcosa, questo mi dicono i miei clienti, qualcosa che va via, qualcosa che rinasce di leggero, di vitale. C'è la tua energia vitale che va in vari settori e tu ritrovi un tuo centro psicofisico emozionale. E da lì poi è una base per andare anche sullo spirituale, come ho detto prima, perché da lì, quando è un momento, si aprono certi canali della trascendenza dove tu puoi poi utilizzarli per la tua crescita alla fine. Guarda, ha ragione Anto che scrive, grazie, è stato molto interessante, bisogna riascoltare. È vero, infatti lo riascolto anch'io perché devo riprendere due o tre passaggi. Sì. Beh, sai, chiaro, io tocco tanti punti. Ci sono dei nomi difficili, capito? Quello è vero, purtroppo la Ayurveda è così, purtroppo è così, insomma i nomi piano piano uno, a forza di leggere e sentirli, dopo li entra in testa, ma anch'io ho fatto fatica, ve lo dico subito. Mamma mia, cioè io non so come potrei fare con la memoria che ho, guarda, è Fausta. Grazie Fausta. Come dire, con la memoria che ho io aiuto. I nomi, poi la negazione in assoluto dei nomi. No, ma anche lì no, la memoria è una cosa, uno dice, ma io più avanti con l'età più perdo memoria. Sì, ma quando il sistema nervoso, diciamo, è sotto pressione con la vita, che facciamo, certi elementi che lo aggravano, se noi lo puliamo e lo rafforziamo, lo nutriamo, come una pianta che è debole, mettiamo il concime con le cose chimiche giuste, il sistema nervoso si può ravvivare a dei livelli che noi neanche ce li immaginiamo. Quindi recuperare memoria, attenzione, concentrazione, no? Resistenza psicofisica. Sono delle piante adattogene come la ashwagandha, che poi ne parleremo, una pianta adattogena meravigliosa, che lo usano non solo gli sportivi, ma anche chi fa dei lavori, insomma, stressanti. No? Anche altre piante che sono adattogene mentali, neurotoniche, neuroprotettive, antidegenerative, eccezionali. Poi ne parleremo, andiamo anche nei dettagli, così, insomma, vi do delle informazioni ulteriori su queste piante. Io comunque arrivo, guarda. Va bene. Sicura. Sarà un piacere. Sarà invece importante per me. Grazie mille Marco. Grazie a te dell'invito, grazie a tutti dell'essere intervenuti, della pazienza. Grazie a tutti voi. Un abbraccio a tutti. Grazie. E noi ci risentiamo presto. Grazie. Senz'altro, grazie a te. Grazie. Ciao.